Ciao ragazzi, in questo video un riassunto e commento del settimo capitolo dei Promessi Sposi. Il capitolo si apre con l'arrivo di Fra Cristoforo a casa di Lucia. Padre Cristoforo entra in casa di Lucia e Agnese e afferma di non poter sperare nulla da Don Rodrigo. Renzo chiede con rabbia perché Don Rodrigo non vuole che si sposi con Lucia. E Fra Cristoforo risponde che un prepotente non spiega mai i motivi della sua malvagità e lo invita ad avere pazienza e a dare il tempo a Dio per fare giustizia. Chiede poi a Renzo di recarsi al convento il giorno dopo o di mandare qualcuno di fiducia, poi se ne va. Renzo inizia a gridare, dicendo che avrebbe risolto lui la situazione, facendosi giustizia per poi scappare a Bergamo. Lucia ricorda a Renzo di voler sposare un uomo onesto e non un criminale. Ma le parole della donna non calmano Renzo, che accusa Lucia di non voler sposarsi in segreto. La ragazza, spaventata dal tono del giovane, accetta in fretta l'idea del matrimonio. Renzo si calma e poi va via perché è già notte. Il giorno dopo il giovane ritorna a casa di Lucia e decide di non recarsi al convento per il timore che Fra Cristoforo intuisse del matrimonio a sorpresa. Agnese decide allora di cercare Menico, un ragazzino di 12 anni, suo lontano parente, e chiede ai genitori di tenerlo con sé tutto il giorno. Agnese manda Menico da Fra Cristoforo. Quella stessa mattina, un mendicante, con aria minacciosa, entra in casa delle due donne per chiedere la carità. Il mendicante si guarda intorno, fa molte domande, finge di sbagliare porta e cerca di salire le scale. Viene fermato da Agnese. Quella stessa mattina, altre persone passano e guardano dentro casa. Per capire chi sono questi uomini bisogna fare un salto spaziale e temporale e tornare al palazzo di Don Rodrigo e al pomeriggio del giorno precedente. Infatti, il giorno prima, Fra Cristoforo era stato al palazzo di Don Rodrigo. Dopo la sua partenza, Don Rodrigo non accettava l'idea che il frate lo avesse rimproverato. Dopo una passeggiata, ritornò a casa per cena e il conte Attilio gli ricordò che la scommessa scadeva l'11 novembre. Il giorno dopo, Don Rodrigo fece chiamare il Griso, il capo dei bravi, e ordinò di rapire Lucia. Il mendicante entrato a casa di Lucia Agnese era proprio il Griso e i viandanti, uomini ai suoi ordini. Quando il Griso torna al palazzo, il vecchio servitore comprende che Don Rodrigo sta progettando qualcosa e va ad avvisare Fra Cristoforo. A questo punto la scena si sposta all'osteria del paese. Renzo, Tonio e Gervaso arrivano all'osteria e sulla porta trovano un uomo dagli occhi feroci con un bastone in mano. Per evitare discussioni, Renzo passa di traverso. All'interno dell'osteria, due bravi giocano alla morra e si scambiano uno sguardo appena vedono Renzo. Renzo si insospettisce e chiede all'oste informazioni su quei forestieri. L'oste risponde di non conoscerli, che nel suo lavoro la prima regola è di non curarsi degli affari degli altri e conclude affermando che sono dei galantuomini. L'oste si reca in cucina, dove trova uno dei bravi che chiede di Renzo e dei suoi compagni. L'oste rivela la loro identità. L'oste era un uomo che, a parole, diceva di essere amico dei galantuomini, ma nei fatti era più gentile con quelli che avevano l'aspetto da delinquenti. Renzo e i suoi compagni escono dall'osteria e si dirigono a casa delle donne. Lucia è terrorizzata e vorrebbe rinunciare al progetto, ma siccome sono tutti pronti, non osa opporsi e si fa trascinare, tremando, lungo la strada
meno frequentata che porta a casa di Don Abbondio. Renzo, Lucia e Agnese si nascondono, mentre Tonio e Gervaso bussano alla porta. Perpetua, sorpresa, chiede le motivazioni di quella visita e loro rispondono che vogliono saldare un debito con il curato. Perpetua li invita a tornare il giorno dopo, ma loro affermano che li avrebbero spesi se non consegnati subito. Allora Perpetua va a sentire la risposta di Don Abbondio. Nel mentre, Agnese si avvicina ai due giovani e comincia a parlare con loro in modo che Perpetua, tornata alla porta, pensasse che fosse lì per caso. Ricapitolando, il capitolo si articola in due trame parallele. Renzo, Lucia e Agnese predispongono il piano per il matrimonio a sorpresa. Don Rodrigo, il Griso e gli altri bravi organizzano il rapimento di Lucia. Le due vicende si intersecano nel corso del capitolo e si sovrappongono nella scena dell'osteria. Alcuni personaggi secondari assumono un ruolo da protagonisti. Conte Attilio, che provoca Don Rodrigo. Il Griso, che si attiva per le sue macchinazioni. L'oste, che asseconda i bravi. L'osteria si rivela uno spazio con caratteristiche negative, luogo di sotterfugi, di ambiguità, frequentato da individui loschi e con osti ipocriti e indifferenti. Uso di tecniche narrative, come il flashback, racconto degli intrighi di Don Rodrigo del giorno prima, ellissi, quando il narratore omette i dettagli dei preparativi del rapimento di Lucia. Spero che questo video vi sia stato utile, alla prossima!